Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio parlare di una action cam che ho comprato un po' di tempo fa. È un action cam che ho trovato su Amazon in offerta a 50 euro della marca Campak, ed è appunto un action cam full HD e anche registra anche in 4K. Quindi adesso cambiamo inquadratura, vi faccio vedere meglio l'action cam da vicino. Allora, eccoci qui la l'action cam con anche dentro la sua confezione, ed è uno dei motivi principali per cui l'ho scelta, perché appunto per 50 euro mi davano sia l'action cam sia tutti quanti gli strumenti che adesso vi farò vedere. Quindi apriamo la confezione e si presenta in questa maniera. Adesso vabbè, vedete, un pochino incasinata perché la uso sempre e quindi ci sono un po' di macelli vari, però appunto l'action cam è questa qui. La action cam è questa qui, che sta già, si presenta già in questa confezione, che è la confezione quella lì impermeabile, appunto per metterla tranquillamente nell'acqua. E le caratteristiche di questa action cam sono che praticamente ha lo slow motion e ha una risoluzione video massima a 4K e a 30 fps, a 720 e a 1080. L'angolo di ripresa è di 170 gradi, ha il wifi integrato, quindi con una semplice applicazione possiamo gestirla anche dal telefono, ed è una cosa veramente utilissima. La fotocamera è di 16 megapixel, fa delle foto fantastiche, e inoltre la batteria consuma veramente poco, la mia dura tantissimo, e ha una seconda batteria che appunto possiamo ricaricare e poi possiamo cambiare quando la batteria, la prima batteria, si esaurisce. Inoltre è comodissima perché appunto ha un display. Adesso ve la apro così ve la mostro meglio. È molto comoda perché appunto ha il pulsante qui di accensione, come tutte le action cam. Inoltre ha questo piccolo flash che fa luce, insomma non tantissima, però comunque fa un po' di luce, anche perché l'action cam, voi sapete meglio di me, che non è che sia perfetta la sera. L'unica cosa che poi, quando si mette la custodia impermeabile, la custodia non so perché, ma taglia, è stata fatta un po' male, e diciamo che taglia il flash, guardate, quindi non si vede tantissimo con la custodia, però vabbè, niente di male, io non lo uso quindi non è un problema. Poi abbiamo appunto la comodità altra, è che ha questo schermino che è da 2 pollici, e quindi riusciamo a vedere quello che appunto che stiamo registrando, ed era una cosa appunto molto utile. Quindi l'accendiamo tenendo premuto qui. Qui ha i vari LED, ha l'uscita HDMI e anche appunto vabbè l'uscita per ricaricare la fotocamera, perché si ricarica attraverso un cavetto USB. E poi qui ci va la schedina di memoria, che supporta fino a memory card fino a 32 giga. Poi nella parte laterale ha i due tastini per appunto fare lo zoom, però sinceramente non ve lo consiglio perché veramente, cioè, non è ad alta risoluzione quando fa lo zoom, e quindi diciamo che insomma non è il massimo. Questa è la versione appunto che dicevo prima, adesso se non mi sbaglio sta a 59 euro, ve la lascio giù nell'info box, e c'è anche la versione quella con il telecomandino, che se non mi sbaglio ha qui uno schermino, non vorrei sbagliare, e io però non l'ho comprata, tornassi indietro comprerei quella con il telecomando, perché è una cosa veramente utile, e quindi diciamo che è problematica da gestire se non si ha il telecomando, cioè si deve fare tipo, si deve schiacciare il pulsante per registrare, che è questo qui di sopra, e poi bisogna spostarla. Però la sto controllando dal telefono, ho intenzione adesso di comprare un'asta. Quindi veniamo agli accessori. Quindi abbiamo questo accessorio qui, che è quello appunto per l'immersione. L'immersione è fino a 30 metri e funziona tutto bene, si chiude perfettamente, e anche i due pulsantini qua funzionano perfettamente, funziona tutto quanto bene. E poi ha appunto il supporto per attaccarla sia sull'asta, io questo l'ho aggiunto adesso, non c'era, c'è solamente questa. Questo lo monto sull'asta o lo monto sul galleggiante, che non è compreso, e appunto lo utilizzo dentro mare in modo che galleggia e non la perdo. Allora, vi faccio vedere man mano i prodotti che ci sono integrati. Allora, abbiamo la batteria di ricambio, che è utilissima appunto, come vi dicevo prima, quando si scarica l'altra subito inserite questa già carica. Questo è il montaggio per il manubrio. Allora, questi sono i vari connettori, e sono 3. Questa qui è un adattatore,
questo e poi c'è anche quest'altro che adesso ho attaccato qua, che appunto utilizzo per l'asta. Poi abbiamo i vari adattatori, questi sono già montati perché li avevo utilizzati per metterla tipo alla cintura dello zaino. Vabbè, adesso non voglio rompere niente. Ok, sono due basi così adesive che si attaccano sempre attraverso gli adattatori. Questa è una clip, questa ci va l'Action Cam senza la custodia impermeabile. Questa è un'altra base di montaggio, questo si attacca sempre qui come quell'altro, così. E questo poi si può attaccare dove si vuole e appunto si attacca sempre alle aste. Poi abbiamo la pezza per pulire l'obiettivo. Poi abbiamo un'altra custodia, però questa è la parte posteriore, quindi nel momento in cui si va a rompere o a rovinare questa abbiamo la custodia posteriore di ricambio. Poi abbiamo le varie fascette che sono molto utili e sono sia queste qui con questa specie di fibbia e quelle poi che si attaccano con la parte che si appiccica, quella con col velcro. Questa serve appunto per ricaricare l'Action Cam e per collegarla anche al computer. Io la ricarico sia al computer e sia a un normale caricabatterie di quelli universali, che hanno appunto la parte posteriore dove si può agganciare la presa USB. Poi abbiamo degli adesivi altri in dotazione che appunto possono sempre servire perché si appiccica in ogni modo e in ogni maniera dove cavolo vuoi. E poi ci sono delle fascette per appunto fissare sia questo che un cavo, che non ho ancora capito bene come funziona, e anche queste altre fascette, quelle normalissime che si trovano in tutte le ferramenta, per fissare appunto la Action Cam. E poi ovviamente abbiamo il manuale di istruzioni, che è in varie lingue, e c'è anche l'italiano, non vi preoccupate, e appunto vi mostra la Action Cam com'è. E poi una cosa molto utile è che vi mostra i vari modi per fissare l'Action Cam. E praticamente, guardate, si può fissare in tantissimi modi. Così è la parte appunto che vi ho fatto vedere prima per metterla, per fissarla insomma dove si vuole. Poi si può fissare sul casco in questa maniera qui, si può fissare di fianco al casco, si può fissare la bicicletta e vi fa vedere come poterla fissare. Poi si può fissare anche alla cintura dei pantaloni, così come vi ho fatto vedere prima, e si può fissare anche al braccio con le fibbie che vi ho fatto appunto vedere prima. Una volta che si accende, qui abbiamo le varie informazioni, quindi qua c'è la data, l'orario, qui vi fa vedere che il microfono è attivo, quindi registrerete anche l'audio della scena. Qui vi fa vedere che stiamo in modalità videocamera. La risoluzione in questo caso 1080p per 60 fps, giga della microSD. Qua vi fa vedere che non è attivo il wifi, perché quando è attivo si colora tutta quanta l'icona, e questo è il livello della batteria. Se vogliamo cambiare il modo di riprendere, basta schiacciare una volta solamente il pulsante di accensione. Ecco, vedete, è passato a fotocamera. Poi se facciamo così passa all'opzione slow motion, poi se schiacciamo di nuovo un'altra volta va ai video, quindi alla galleria diciamo che abbiamo registrato, e la schiacciamo ancora un'altra volta ci sono le impostazioni, e poi nelle impostazioni ci possiamo muovere con il tasto di sopra dove vedete qua scritto ok, e ci spostiamo per insomma organizzare il tutto. E per tornare indietro sempre con il tasto di accensione schiacciato solamente una volta, vedete così si sposta e poi usciamo. Le mie impressioni sono buone, non la posso assolutamente paragonare con la GoPro perché innanzitutto non la conosco, non ce l'ho a confronto, quindi non vi so dire il confronto. Dai video che vedo ovviamente la GoPro è proprio un'altra categoria, quindi non la neanche confronterei. Ovviamente la GoPro costa 400 euro, questa costa molto di meno, costa 50 euro, quindi voglio dire va benissimo. So che un'altra opzione importante e buona alla GoPro è la Xiaomi, mi sembra che si chiami, però non ha non ha lo schermino interno, quindi non si vede molto, però diciamo come qualità diciamo è buona.
A me serviva un'action cam economica innanzitutto, e serviva anche un'action cam insomma relativamente buona, perché per le riprese che dovevo fare io andava benissimo. Come inizio penso che vada benissimo, e come rapporto qualità prezzo ripeto è ottima. Ne vale la pena acquistarla solamente esclusivamente per tutti quanti gli accessori che ha, che la GoPro non vi dà, e che appunto sono universali, quindi anche gli accessori della GoPro si possono utilizzare su questa action cam, e quindi io per adesso la approvo tantissimo. Un'altra cosa comodissima di questa action cam è che abbia l'applicazione integrata, e quindi posso controllare la mia action cam dal telefono. Basta attivare il wifi, che si attiva spingendo qui, premendo qui forte, si attiva, poi il telefono con sempre attivo il wifi e si collega all'action cam, e quindi può tranquillamente gestirla appunto dal telefonino. Se volete un video specifico su come funziona questa action cam, fatemelo sapere giù nei commenti, così ve lo faccio. Io vi saluto, spero che questo video recensione vi sia piaciuto, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!